Eccoci qua. Allora, intanto benvenuti a tutti e bentrovati. Io sono Alberto Sbrogio, sono il presidente del Circolo Acque di Milano. Abbiamo organizzato questo incontro di domenica in un orario, diciamo, un po' particolare per noi italiani, ma di più, per gli amici ambasciatori della terra di Tivolo che ci accompagneranno, insomma, in questo incontro. L'idea è nata da Martina Barzanca, che ci guarda, che ha voluto praticamente, quando è iniziato questo periodo un po' particolare, insomma, del coronavirus, mi ha proposto appunto di ritrovarci, perché effettivamente tra diciamo così, noi che abbiamo organizzato un po' la rete degli ambasciatori, che poi vi spiego, e gli ambasciatori non abbiamo mai avuto occasione poi di vederci, ma anche tranquillamente per questioni logistiche, insomma, no? Sono in tutte le parti del mondo, per cui è veramente difficile trovarci. Io vi spiego velocissimamente l'iniziativa, la nostra iniziativa degli ambasciatori della Terra di Tivolo, poi l'idea di lasciare ad alcuni di loro la parola per veramente due parole di saluto e per darci qualche prima indicazione, insomma, su come vedono la situazione e se vedono sostanzialmente degli spiragli, diciamo così. Per il futuro della terra di Tipo, ecco, noi vorremmo impostare questo incontro in termini di prospettiva e quindi cercare di guardare appunto il mondo che sarà, il mondo nuovo. Qui c'è l'affresco di Gian Domenico. Non sono arezzonico, sono a casa mia. E per discutere appunto di come possiamo immaginare il futuro della nostra terra. Però faccio un passo indietro, vi spiego velocemente. L'iniziativa degli ambasciatori è partita nel 2015 da un incontro che abbiamo fatto con Alberto Mondi, che è qui collegato anche lui con noi. Lui era in Cina, stava facendo un corso, abbiamo fatto un incontro con lui da remoto ed è nata l'idea di coinvolgere le persone della terra di Tiepolo che per n motivi sono andate all'estero. Per lavoro, appunto per n motivi, e di costituire una rete di persone appunto che sono disposte a promuovere la nostra terra all'estero. Sapete che la terra di Tiepolo è vicino qui a Venezia, dove fino a poco tempo fa era molto frequentata ovviamente da turisti che provengono dall'estero, e l'idea era quella appunto di sfruttare praticamente l'amore che c'è, che rimane, che è l'unico prerequisito per diventare ambasciatore sostanzialmente, che c'è appunto per la terra di origine, da sfruttare appunto per promuovere all'estero questo brand turistico, brand territoriale che di fatto non è molto conosciuto, ma non è molto conosciuto paradossalmente nemmeno qui. E infatti uno degli obiettivi degli ambasciatori, più che spostare masse di turisti, che poi alla fine non è nemmeno quello l'obiettivo, qui nella terra di Tiepolo, l'obiettivo paradossalmente è far capire che esiste la terra di Tiepolo, perché se esistono gli ambasciatori della terra di Tiepolo significa anche che esiste la terra di Tiepolo, e far sì che questo venga colto dalle persone che abitano la nostra terra, perché è un'opportunità. È un'opportunità, l'obiettivo. Noi siamo le ACLI, che è l'Associazione Cristiana e Lavoratori Italiani. Il primo obiettivo di questa iniziativa è il lavoro. Noi crediamo che se riusciamo a spingere dal punto di vista anche turistico, la promozione del nostro territorio, che ha molto da offrire anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista diciamo, dello stile di vita, insomma, che si può avere in queste terre, rappresenta appunto un'opportunità. Per creare delle opportunità di lavoro per i giovani che potranno decidere se qui ci sarà, diciamo così, più lavoro, se rimanere qui o decidere andare all'estero. Oggi tanti non decidono, ma sono costretti ad andarsene, non tutti, perché bisogna dirlo, insomma, non tutti sono costretti, alcuni scelgono, insomma, quindi non è che stiamo dicendo che è una situazione drammatica da questo punto di vista, però è vero anche che alcuni giovani sono costretti ad andarsene. Noi crediamo appunto che se riusciamo a promuovere questo territorio, anche questo territorio, grazie anche
dal contributo degli ambasciatori, diamo delle opportunità di scelta ai nostri giovani di rimanere qui. Quindi questa è un po' l'iniziativa, appunto l'idea degli ambasciatori della Terra di Tiepolo. E gli ambasciatori sono gente comune, nel senso che poi abbiamo la fortuna di avere anche personaggi, diciamo così, noti come Alberto Mondi, anche Michele Campagnano che si scusa, mi ha scritto poco tempo fa che non può esserci perché ha avuto degli impedimenti di tipo familiare. Però qui noi contiamo sul fatto che è come sui meeting, no, di Facebook, nel senso che si organizzano degli eventi e si distribuiscono un po' a destra, ma anche gli inviti, poi alla fine conta se c'è il contatto, no, diretto e personale con chi poi eventualmente partecipa agli eventi. Secondo me, secondo noi, funziona così anche forse per il discorso turistico, no? Zaia, dicevo prima, ha fatto uno spot agli ambasciatori senza saperlo il 1 maggio dicendo appunto che ci sarebbe bisogno di nuovi canali di promozione attraverso dei testimonials. Poi lui parlava anche di opinion leader, però secondo me più che di opinion leader abbiamo bisogno di persone appunto che amano e conoscono la loro terra e paradossalmente quando vanno all'estero si rendono conto di quante cose belle ci sono, no? Nei posti dove vivono. E sono in grado appunto di trasmettere questo amore. Ecco, io mi fermo qui, anche perché però altrimenti parlerei per ore, e strutturerei la cosa così. Appunto lascerei la parola ad Alberto, perché è stato appunto il primo ambasciatore, l'abbiamo incastrato lui per primo. Ecco, un'altra cosa aggiungo. Questi ragazzi, la maggior parte sono giovani, hanno aderito a questa cosa senza bene capire di cosa si tratta, perché anch'io non sono in grado bene di spiegare che cos'è, però hanno accettato, insomma, no? Di mettersi in gioco senza tante riserve, senza fare tante domande. Io ho sempre detto che su base volontaria, quindi se c'è qualcuno che non vuole, non ce la fa rispetto alle proposte che eventualmente faremo, è liberissimo di farlo, però ecco, secondo me, è encomiabile diciamo, lo spirito che hanno messo, insomma, questi ragazzi, insomma, i nostri ambasciatori, perché hanno accettato, insomma, un po' a scatola chiusa, insomma, senza bene capire cosa c'era dietro. Quindi lasciare appunto la parola a Alberto, poi c'è Martina che ha proposto l'iniziativa e quindi è costretta anche lei a dire qualcosina. Poi c'è Daniele, se va bene anche te fare un intervento. Ecco, abbiamo collegamenti, Daniele che è negli Stati Uniti, Martina che è dall'altra parte, che è in Australia, quindi siamo alle 8 di mattina negli Stati Uniti e sono le 10 di sera, giusto Martina, da lì da voi. In mezzo c'è Giulia, che è a Bruxelles, giusto Giulia? Sì. E poi c'è chi c'è? Alberto Mondi è in Corea, quindi lì sono le 8, no? E poi c'è anche Carlo, giusto Carlo? Dove sei? Che devo perdere? Eccolo qui. Anche Carlo ha qualcosa da dire, quindi farei, se riusciamo a stare attorno ai 5 minuti, proprio una cosa veloce. So che i tempi sono strettissimi, però non vorrei farla molto lunga. Poi l'idea è di lasciare la parola anche a voi, quindi altri ambasciatori che eventualmente sono collegati che vogliono dire qualcosa o voi che avete deciso di partecipare a questo incontro, perché l'idea era di coinvolgere poi anche tutti quanti i soggetti che vivono la terra di Tiepolo per capire se avete qualche idea o qualche proposta o qualche suggestione da proporre o anche qualche domanda da fare per capire come possiamo effettivamente in termini di prospettiva far ripartire il nostro territorio. Abbiamo la fortuna che di fatto dal punto di vista turistico, ad esempio, noi siamo abbastanza ai blocchi di partenza, per cui non abbiamo grande esperienza, diciamo così, e quindi possiamo effettivamente pensare a qualcosa di veramente nuovo. Però mi zittisco perché sennò non finisco più. Alberto, se vuoi tu dire qualcosa. Sì, grazie Alberto. Mi sentite bene? Sì? Mi senti bene? Sì, ti sentiamo bene. Ok, beh, buongiorno a tutti, buonasera a chi è collegato. Io sono Alberto Mondi, alcuni di quelli collegati li conosco, altri no. Sono di Irano, 36 anni, sono all'estero da 13, 14, ho fatto un anno in Cina e 13 in Corea, anche se poi in realtà per studio e per lavoro vado anche spesso in Cina. Cos'altro? Faccio televisione da 6 anni,
mentre prima ho fatto 3 anni in Peroni Nastro Azzurro, quindi l'azienda che ha comprato Peroni Nastro Azzurro, Saab Miller, e poi ho fatto 4 anni in Fiat Chrysler, quindi comunque ho un background aziendale, non televisivo. E intanto ringrazio Alberto Sbrogio per la bella iniziativa di oggi e per tutte le belle iniziative che comunque con il Circolo Acri di Milano e Cultura Chilometri Zero propongono. E diciamo che ho deciso di partecipare soprattutto appunto perché mi piace questo spirito di cercare di creare cultura e condivisione. Poi adesso vediamo come andrà, come si indirizzerà l'incontro di oggi perché appunto dicevi, vorresti anche parlare di turismo, di come promuovere la terra dei Tiepolo, di Mondo Novo. Magari io faccio un intervento più in generale e poi se si vuole parlare anche più di promozione turistica in particolare, magari poi ne parliamo. La prima cosa che a me piacerebbe dire, visto che si vuole parlare di futuro, di Mondo Novo, e poi una cosa che comunque ho nel diciamo che mi viene in mente, mi viene di dire ogni volta che guardo l'Italia e penso all'Italia e soprattutto in questo periodo, se io fossi il sindaco di uno dei 7 comuni della Terra di Tiepolo o se fossi il presidente della Regione Veneto, comunque se potessi tornare nel mio paese per fare qualcosa, il mio primo obiettivo per il futuro sarebbe mettiamoci al passo. Io vivendo ovviamente poi ogni nazione è diversa, ma vivendo in Corea comunque e andando spesso in Cina, mi rendo conto che per molte cose, sotto moltissimi aspetti, siamo rimasti un po' indietro. E lo dico poi, ovviamente adesso parlo in modo generale, lo dico perché 13 anni fa, quando sono andato in Cina per la prima volta, mi sentivo io una persona che veniva, diciamo, tra virgolette, dal futuro. Mi sentivo io una persona che veniva da un paese comunque più sviluppato e adesso, dopo 13-14 anni, è successo il contrario. E sono io che guardo l'Italia e dico, caspita, ma non ci sono ancora queste cose. E entro nello specifico su che, insomma, parliamo, su che aspetto vorrei mettermi al passo. Vorrei mettermi al passo non dal punto di vista magari culturale, perché come preparazione culturale, come anche background culturale che abbiamo, diciamo, siamo comunque tra i primi al mondo. Ma vorrei mettermi al passo con il resto del mondo, dal punto di vista della tecnologia, dell'informazione e anche comunque della cultura dello studio. E vi spiego perché. La cosa che io vedo più che diversa tra la mia vita in Corea e la vita in Italia sono le minime cose, per esempio fare la spesa. Ho visto qui, soprattutto adesso con il coronavirus, comunque il 90-95%, penso forse il 98% degli italiani fanno ancora la spesa recandoci al supermercato o al mercato. Qui in Corea, ma anche in Cina, e parlo delle grandi città, ma anche il piccolo villaggio di provincia, il 95% ormai delle persone fa la spesa online. Cioè, semplicemente ci sono dei negozi che fanno negozi online praticamente, cioè c'è tutto online, si fa la spesa, se la si ordina in mattina viene consigliata nel pomeriggio, se la si ordina entro le 11 di sera la si ritrova di fronte a casa propria prima delle 5 del mattino. E tutto è consegnato con degli scatoloni plastic free, cioè senza plastica, è tutto in carta. I vari pacchetti per evitare che si rompano le bottiglie di vetro o le uova, queste cose qui, è tutto in carta, quindi tutto riciclabile e tutto viene consegnato a casa. Qui in Corea la spesa online la faceva il 70% delle persone prima del coronavirus, con la pandemia del coronavirus siamo arrivati veramente al 95%. Quindi questo è un aspetto che in Italia da noi ancora, diciamo, siamo proprio veramente all'inizio, quasi non esiste. Immaginatevi la comodità di fare la spesa da casa senza muovervi. E anche, diciamo, il tornaconto per i venditori, per il piccolo commerciante che se si muove bene online può raggiungere un vastissimo numero di persone. E un'altra cosa è, non lo so, l'home banking, cioè il non dover andare in banca.
Io vado in banca una volta all'anno, ma proprio perché per farmi vedere, perché con l'home banking qui in Corea, ma anche in Cina, intanto i bonifici sono a costo zero, senza commissioni, si possono fare 24 ore su 24, si possono fare investimenti in fondi, azioni, si può comprare oro, si può fare investimento sulla valuta, scambi di valuta estera, qualsiasi cosa con l'home banking, analisi delle proprie spese, dei propri guadagni, tutto con l'home banking. Con l'applicazione dell'home banking si può pagare ovunque. Si paga tramite scansione del codice QR, QR code. Quindi anche in Cina noi siamo ancora al passaggio dal contante alla carta di credito. Qui è già stata superata la carta di credito, si paga con QR code. Cioè la gente non porta più in giro il portafoglio, gli basta il telefonino e paga con quello. E, cos'altro? Mi viene in mente l'educazione. I ragazzi qui, una volta alle scuole elementari, imparano l'alfabeto coreano, imparano l'alfabeto inglese e imparano la programmazione. Quindi imparano a programmare i computer. Ma lo imparano giocando, ovviamente. Cioè, come da noi si insegna l'alfabeto giocando con le canzoni, qui insegnano anche vari tipi di programmazione ai ragazzi, passo dopo passo. E questo lo dico perché il mondo sta andando comunque in quella direzione, cioè dove la tecnologia è un aiuto alla persona, e non vuol dire farci perdere altri valori che abbiamo, quali ovviamente l'incontro personale, la cultura, lo svago, cioè non è una cosa alienante, è un aiuto alla persona. Qui in Corea, in Cina, ma anche in varie zone d'America si parla di phono sapiens, cioè un homo sapiens che diventa ancora più intelligente con lo smartphone, con le tecnologie ubique, con l'intelligenza artificiale, con i big data. E questi sono tutti argomenti che, soprattutto l'ho visto ancora di più durante la pandemia del Covid-19, in Italia siamo ancora indietro. E la mia conclusione è questa. So che l'Italia, per l'Italia come nazione, mettersi al passo con questi, su questi argomenti, su questi livelli tecnologici che sono all'estero, è una cosa che richiederà moltissimo. Perché comunque abbiamo smesso di investire in educazione, ricerca e sviluppo da quasi 30 anni, e quindi se ci volessimo rimettere al passo ci vorrà tantissimo. Non è una cosa però impossibile per una piccola realtà come la nostra. Secondo me, avrebbe senso, io se fossi lì e se dovessi lavorare per un mondo nuovo, per un futuro, cercherei di mettermi al posto, di diventare una piccola realtà che non guarda allo sviluppo italiano, ma cerca di svilupparsi anche più autonomamente, cioè di mettersi al passo su questi aspetti dove siamo molto indietro. Qualcosa è nato, diciamo tra virgolette, grazie a questa pandemia, cioè qualcuno ha cominciato a fare consegne a domicilio, qualcuno ha cominciato a pensare che tanti servizi come le poste, le banche, possono diventare online. E vi faccio un altro esempio. Mentre qui sta diventando tutto online, ovviamente all'inizio gli anziani erano tagliati fuori, perché moltissimi anziani in Corea come in Italia non utilizzano uno smartphone, non sono a loro agio con un computer. Cosa è successo? Sono nate decine e decine di applicazioni per aiutare gli anziani. Servizi, gente che va a casa ed insegna agli anziani ad utilizzare questi servizi. E qui diciamo, veramente questo mondo di tecnologia viene in aiuto al cittadino e quindi secondo me dovrebbe essere per noi una priorità. Per noi che comunque, dal mio punto di vista, in Italia siamo comunque un'isola felice sotto molti aspetti e cercherei di diventarlo ancora di più, ovviamente dando spazio agli giovani che sono più sensibili e conoscono più cose su questo argomento, e poi sicuramente investendo in cultura, magari facendo studiare programmazione ai nostri ragazzi nelle nostre scuole e via dicendo. Concludo dicendovi solo che lo saprete forse, la Corea è un paese vicino alla Cina, è stato uno dei primi paesi contagiati durante il Covid-19,
ma da noi i contagi si sono fermati a poco più di 10.000 persone e i decessi sono solo di 230 persone. E questo, l'aiuto della tecnologia è stato enorme. Non ci fosse stato questo livello di tecnologia e questo livello di alfabetizzazione tecnologica, non ce l'avremmo fatta. E quindi, insomma, questa è la prima cosa che volevo dirvi. Quindi mettiamoci al passo, cerchiamo di metterci al passo. Poi se magari si vuole parlare anche di turismo, vi dico qualche altra cosa, ma intanto lascerei la parola a qualcun altro. Grazie. Grazie Alberto. Forse non l'ho detto prima, chi vuole eventualmente prenotarsi per qualche domanda, un intervento, insomma lo può fare con la chat, così mi segno eventualmente poi chi vuole eventualmente dire qualcosa. Chi tocca, chi vuole? Daniele? Giulia? No? Martina tocca, scusami Martina, tocca a te. Nessun problema, grazie mille. Beh, io sono Martina e sono l'ultima arrivata nel gruppo degli ambasciatori, quindi colgo l'occasione per ringraziare Alberto e il Circolo Acri di Milano per avermi invitato a far parte di questo gruppo. E anche grazie Alberto per aver accolto la mia proposta di riunirci virtualmente questa sera per me, questo pomeriggio per molti di voi. È bello finalmente associare qualche volto a dei nomi che avevo solo letto nelle mail, quindi grazie a tutti per esserci. E niente, io sono qui in Australia, come diceva Alberto, come forse vedrete dalla finestra, quindi siamo sera qui. E sono qui da 5 anni e sono all'università, quindi sono una ricercatrice alla Griffith University in Gold Coast, che è un po' a sud di Brisbane, quindi nella costa est dell'Australia. Quindi sono all'università e una sera a settimana insegno italiano a degli adulti australiani. E questo è un modo veramente bello per mantenermi un po' più vicina alla mia terra e anche per imparare tanto, perché spesso sono loro che insegnano a me, quindi è davvero una cosa che mi motiva molto. In queste settimane proprio quando pensavo a come potremmo promuovere nuovo la terra dei Tiepolo, soprattutto dopo questo periodo un po' incerto e difficile per tutti, pensavo proprio ai miei studenti della scuola di italiano. E dico, ma cosa vorrebbero fare? Perché cosa vorrebbero fare i miei studenti in Italia? Dove vorrebbero andare? Cos'è che li attira di solito? Ma la maggior parte delle volte loro, ovviamente studiano italiano, quindi cercano dei pacchetti che includano magari la partecipazione ad una scuola con poi degli eventi associati organizzati dalla scuola e poi si fanno un po' di vacanza dopo fare, non so, 2 settimane alla scuola di italiano. Quindi pensavo, ok, come potremmo sfruttare, cioè quali sono i vantaggi della terra dei Tiepolo che può offrire ad ad un turista come ad uno studente, diciamo, non italiano, che vuole venire a visitare la nostra terra. E secondo me in questo periodo un po' difficile, forse un vantaggio della nostra terra dei Tiepolo è proprio il fatto che non è una zona, diciamo, turistica, giusto? Prevedendo un po' così il futuro, poi chissà come andrà, però magari potremmo sfruttare questo vantaggio come luogo per soggiornare, ad esempio se, ad esempio i miei studenti, porto loro esempio perché ce l'ho sott'occhio ogni settimana, se volessero tornare in Italia magari non se la sentirebbero di andare nelle zone più affollate, ma magari potrebbero riscoprire qualcosa di nuovo, comunque essendo vicino alle grandi città, quindi questo gli permetterebbe di stare all'aria aperta, di essere un po' più, diciamo, un po' più isolati, anche se non è la parola giusta, diciamo meno in una zona meno affollata, ecco. Quindi potremmo sfruttare i parchi delle nostre ville o anche magari proporre degli incontri o delle visite a delle aziende agricole, quindi più contatto con l'aria aperta, eccetera, e fargli vivere l'esperienza come una persona locale, che è spesso la cosa che a loro manca, soprattutto se non è la prima visita in Italia. Vogliono vivere l'Italia come un italiano. Quindi, secondo me la terra di Tiepolo ha molte prospettive sotto questo punto di vista.
Nel mio piccolo ho anche pensato come posso aiutare io da qui, cosa posso fare. Qualche mese fa avevo fatto una piccola presentazione alla scuola di italiano sulla terra di Tiepolo, ma ovviamente è una realtà molto piccola, avevo 6 studenti, quindi sì, è sempre stato qualcosa, ma niente di così importante. Quindi pensavo, la settimana scorsa ho contattato un insegnante alla Griffith University, dove studio, insegno italiano all'università, e ho chiesto se ha piacere, se posso fare un intervento sul Veneto, in particolare sulla terra dei Tiepolo, e ha espresso molto interesse, quindi vediamo come evolverà la situazione, però quello mi permetterebbe di... diciamo, di presentare la nostra realtà ad un pubblico un po' più vasto, quindi l'impatto forse sarebbe un po' diverso, e anche a diverse fasce d'età, perché la scuola di italiano sono tutti un po' più, più adulti, e con molti sono in pensione, mentre all'università ci sono ragazzi giovani, quindi secondo me potrebbe essere una bella idea. Altre cose a cui pensavo, sono in contatto con il console italiano del Queensland e del Northern Territory qui in Australia, quindi ho detto, boh, magari potrei provare a contattare lui, visto che magari ha più contatti, o sempre tramite la Dante Alighieri, che è la società la quale insegno, vedere se ci sono possibilità di promuovere, quindi mandare del materiale o qualcosa del genere. Ecco, sono aperta, se avete qualche suggerimento più tardi, se posso fare qualcosa, volentieri. Grazie Martina, effettivamente poi quando tu hai fatto la spiegazione della terra di Tiepolo ai tuoi studenti e hai mandato le foto, sinceramente a me ha fatto abbastanza impressione, insomma, vedere, no? La terra di Tiepolo presentata in Australia, e quando tu mi hai accennato gli studenti e dell'ipotesi che loro potessero venire qui, insomma, io ho azzardato la richiesta, però insomma alla fine non era tanto azzardata, perché ho detto che effettivamente c'erano già delle iniziative di questo genere, no? Quindi effettivamente forse bisogna anche osare, no? Grazie Martina. Niente, grazie a voi. Poi c'è Daniele, giusto? Sì, eccomi qua. Daniele. Allora, ragazzi, ciao a tutti. Sono Daniele, 35 anni, abito negli Stati Uniti da poco più di 6 anni. Ho abitato 3 anni in California e adesso abito a Charleston, in South Carolina. Quindi, per darvi un'idea, dato che nessuno sa dove è il South Carolina, a metà strada tra Miami e New York, praticamente. E, cosa dire? Faccio parte degli ambasciatori a terra del Tiepolo da, penso, 4-5 anni, se non sbaglio, Andrea, giusto? E Alberto, scusami. Sì, sì, più o meno, sì. Per fortuna, voglio dire, grazie ad Alberto, Mondi e a Martina, state facendo qualcosa di incredibile, davvero, per promuovere il territorio del Milanese, della terra del Tiepolo, soprattutto anche Alberto. Manca solo l'audio. Manca solo l'audio. Ho fatto tutto. Questo ci sentiamo, Franco. Aspetta che ecco, l'ho sistemato. Soprattutto ad Alberto, che ha fatto questo programma, secondo me, fantastico, a Milano, grandissimo, e ho visto un sacco di vecchi amici, vecchie facce lì, e mi ha fatto morire da ridere. Io nel mio piccolo, qui in South Carolina e comunque in America, ho lavorato in un ristorante italiano per 2 anni, quindi, e vendevo del vino italiano qui a Charleston per un piccolo periodo. Quindi il mio modo per promuovere il Veneto e la terra del Tiepolo era quello di coinvolgere i clienti nel fatto dell'italianità e dell'essere Veneto e quello che produciamo in Veneto, quindi non solamente il cibo, non solamente il vino, ma la cultura. Da un anno lavoro in un hotel 5 stelle qui a Charleston. Prima facevo leisure sales, quindi vendita, la parte vendite per agenti di viaggio e agenzie di viaggio. E da pochi mesi faccio il concierge, quindi una figura che in Italia è un po' cos'è, cosa non è il concierge. Praticamente sono quelli che sono in una scrivania all'hotel, organizzano tutte le parti dei tour, piuttosto che prenotazione di ristoranti, piuttosto che qualsiasi cosa il cliente abbia bisogno, noi glielo organizziamo.
La cosa bella del nostro hotel è che l'entrata è in stile palladiano. Quindi quello mi dà, quando faccio il tour dell'hotel, l'aggancio per parlare anche della parte del Tiepolo e del nostro territorio. Quindi nel mio piccolo, quando parlo con agenti di viaggio, agenzie di viaggio, oppure persone che vengono qui a Charleston nell'hotel, mi aggancio e appunto parlo del nostro territorio. Un altro modo con cui noi proponiamo le bellezze del nostro territorio, con mia moglie da poco più di 3 anni abbiamo un'agenzia di viaggi e facciamo parte di un network molto grosso nel mondo che si chiama Virtuoso e ovviamente una delle nostre specialità in cui ci specializziamo è l'Italia. L'anno scorso abbiamo portato un gruppo di 14 persone in Italia. Ovviamente l'americano medio e comunque quelli che vogliono venire in Italia per la prima volta vogliono andare nelle città più grosse. Quindi noi abbiamo fatto Roma e la Toscana. Uno dei nostri, delle nostre idee sarebbe un giorno, speriamo presto, di poter fare una settimana, 10 giorni, una cosa del genere, nella parte del Veneto e fargli scoprire quelle zone che il turista normale, medio, diciamo, non conosce. Cioè, tutti hanno sentito parlare di Venezia, perfetto. Magari hanno sentito parlare del Santo Padova, perché è Sant'Antonio. Tutti hanno sentito parlare del Prosecco, ma oltre a ciò non sanno, non hanno la cultura della piccola zona. Quindi quello è quello che noi vorremmo fare in futuro, è appunto sfruttare le bellezze e le risorse che il nostro territorio ha. Una delle cose che penso che sia Alberto, che Martina, che tutti gli altri ambasciatori, quando noi siamo a casa diciamo, ah sì, bello, però è quando davvero vai all'estero che ti mancano certe cose ed apprezzi la quotidianità, voglio dire. Quando ero a Milano, andare a fare l'aperitivo, sia per le solite party, madonna, che oggi dove andremo prossima volta. Adesso che sei all'estero, dico, mamma mia, cosa pagherei per tornare a bere uno spritz da qualche parte. Quindi, sai, tutte queste cose ti invogliano. Tornando a quello che diceva Alberto, per esempio, della tecnologia, assolutamente. Dobbiamo metterci un po' di più al passo con la tecnologia. L'home banking, sì, in banca non sanno neanche che faccia onestamente, perché voglio dire, dagli assegni a tutto quanto io lo faccio online. Poi l'America, sai, abbastanza, oddio, come si può dire? Non mi viene la parola in italiano. Lazy, cioè lazy. Voglio dire, fanno tutto in macchina, dalla banca alla parte della farmacia piuttosto che altre cose. Però adesso, durante questa pandemia, voglio dire, però tanto stupidi non erano quando l'hanno fatto, onestamente. Quindi sì, sicuramente la parte della tecnologia potrebbe aiutarci molto, anche pensando al marketing del nostro territorio. Io so che la Regione Veneto sta facendo molto per questa cosa, la terra del Prosecco stanno investendo molto a livello regionale. Quindi io, onestamente, vedendo qui a Charleston cosa fanno, l'azienda promozione territorio negli ultimi 4-5 anni sta facendo delle cose incredibili. Sta investendo molti soldi e molte risorse per promuovere la cittadina di Charleston, che nessuno la conosce, però adesso in America è stata votata come la piccola cittadina più bella da cui visitare nel mondo 3 volte e negli Stati Uniti 4 volte. E stiamo parlando di Charleston, cioè non di New York, non di Miami, non di New Orleans, non di altri posti. Quindi io penso che se alcuni fondi potessero essere adibiti a il marketing,
all'estero del nostro territorio, sarebbe una cosa stupenda, e soprattutto con agenzie di viaggio e turismo grosse, come stavo parlando, Virtuoso, come potrebbe essere Signature Travel, oppure altre grossi network. Quello aiuterebbe molto il nostro territorio. Soprattutto non solamente nel fatto del sì, puoi andare sul Burchiello e farti il giro, c'è Villa Pisani, c'è questo, ma integrare la cultura. Qui non vendi il pacchetto, non vendi solamente l'hotel piuttosto che la villa piuttosto il tour, vendi la cultura e le cose di tutti i giorni. Io ho clienti che tornavano per esempio al ristorante solamente perché volevano sapere di più delle zone dove abito e tutte queste cose. Quindi quello sicuramente è un investimento che a un certo punto dovremmo fare, quindi parlando da parte del turismo. Ancora, se avete domande fatemi sapere. Grazie Daniele. Giulia, passiamo a Bruxelles, torniamo in Europa. Allora mi presento, Gennaro, intanto grazie mille per aver mandato questo invito e grazie per aver organizzato questo evento. Ciao a tutti quanti gli ambasciatori, che è la prima volta che ho la possibilità di interloquire con voi, anche se virtualmente. Io appunto mi chiamo Giulia, sono a Bruxelles da 3 anni, ho 27 anni e sono qui perché ho seguito, diciamo, le tracce del mio percorso di studi e sono finita per lavorare per una organizzazione non governativa europea che si chiama Centro Europeo di Volontariato. Quindi nel lavoro di tutti i giorni mi occupo di monitorare la situazione del volontariato in Europa e il suo sviluppo, cercando in qualche modo di renderlo sempre migliore, sempre più ben stimato e valutato e tutelato soprattutto. Nell'esperienza della risposta all'emergenza nata dalla presenza di questo virus, il volontariato è esploso, soprattutto nel territorio da cui provengo, e a maggior ragione legato anche al fatto che ovviamente il volontariato è sempre stato presente in maniera molto forte nella regione Veneto in generale. Ma fino ad ora è sempre stata bene o male una presenza forse data troppo per scontata e che in un momento di crisi e di emergenza in realtà è esplosa come fondamentale, perché moltissimi servizi dei quali si usufruisce nel territorio adesso sono resi possibili grazie alla presenza di tantissimi volontari che si mettono in opera e si mettono a disposizione, e tantissime persone che fino a prima magari volontariato non sapevano neanche cosa fosse e che, spinti appunto dalla voglia di rendersi utile, aiutare in questo momento, si sono trasformati in dei volontari. Appunto, nato da questa voglia di mettersi a disposizione, il volontariato nella regione è esploso e con il mio lavoro abbiamo lanciato una campagna che si chiama Volunteers in Solidarity, lo trovate se seguite l'hashtag VisCovid2019. E tra queste esperienze che abbiamo voluto sottolineare servivano appunto per evidenziare il fatto che la società e lo spirito di comunità in questo momento di crisi comunque si è fatto sentire, si è fatto molto più vivo rispetto a quanto era prima. Appunto volevamo con questa campagna sottolineare questi esempi di azione di volontariato in un momento di crisi per stimolare magari anche altre persone a mettersi a disposizione, a mettere in pratica delle azioni di solidarietà. E abbiamo alla fine poi redatto un report, quindi nel giro di un mese la situazione si è evoluta e siamo addirittura arrivati a fare un report, talmente il materiale era tanto, e tra questi esempi abbiamo anche messo in lista degli esempi della zona del Tiepolo. Quindi se voi andate a guardare, poi magari non lo so se possiamo condividere dei file tramite i partecipanti, però se voi andate poi a guardare il report seguendo questo hashtag, appunto vedete, trovate degli esempi della zona della riviera soprattutto.
Per quanto riguarda il futuro, questo mondo nuovo di cui tanto stiamo aspettando i risultati e che si mette in pratica in moto, personalmente io ho una visione un po' positiva, forse seguo sempre il mio filone molto sognatore che ho da tantissimi anni ormai e ne ho fatto, diciamo, il mio cavallo di battaglia nella quotidianità. Però io spero tanto che tutto questo muoversi, tutto questo mettersi in moto a disposizione dell'altro che stiamo vivendo in questo momento di crisi, che probabilmente ci sta portando a capire la fondamentalità di avere qualcuno accanto, di avere qualcuno vicino e disposto ad aiutarci in qualsiasi momento. Forse questo dobbiamo in qualche modo mantenerlo forte e in qualche modo penso che magari ci permetterà di mettere in piano uno spirito diverso anche per la vita di tutti i giorni, forse un po' frenetica, forse un po' tutta di corsa e alla ricerca di uno sviluppo che magari abbiamo già a portata di mano e non ce ne rendiamo neanche conto. Personalmente credo che opportunità ce ne sono e vedo tantissimo il volontariato come una risposta. Io adesso non so quanti di quelli che seguono hanno a che fare con volontariato o hanno una conoscenza sulla tematica, però appunto sapendo che il Veneto è molto rigoglioso spero che insomma posso parlare senza dover dare troppe spiegazioni nel dettaglio. C'è una realtà del volontariato che riguarda fare volontariato in un periodo di turismo, quindi quando si va in vacanza si ha la possibilità di fare delle attività di volontariato. È una tematica un po' scottante perché nell'ultimo periodo gli esempi riguardanti il cosiddetto volonturismo non sono stati molto positivi perché in alcune zone del mondo sono arrivati ovviamente a situazioni magari anche di sfruttamento di una realtà locale. Ma ci sono degli esempi positivi e io penso veramente che conoscendo la nostra realtà territoriale, conoscendo la realtà delle ville, conoscendo la realtà dell'ambiente proprio del verde che abbiamo presente nel nostro territorio, l'idea di far coincidere questa ricchezza con delle attività di volontariato, secondo me c'è tantissimo a disposizione e può portare non solo un nuovo giro di persone, una nuova ricchezza, non solo economica, ma soprattutto una nuova ricchezza sociale e culturale, non solo per chi viene da fuori a visitarci, ma anche per chi vive nel territorio e che quindi si può relazionare con questa nuova realtà. Grazie Giulia. Cominciano già a arrivare le domande, quindi bene così, adesso sto cercando di raccoglierle, però farei fare un intervento a Carlo. Mm-hmm. Ringrazio, ciao Carlo. Ciao a tutti. E poi c'è, visto che ha chiesto la possibilità, io glielo darei subito anche a Chiara, che voleva fare anche lei un piccolo intervento e poi partiamo con le domande, o con gli interventi insomma degli altri. Però farei, allo sto punto finirei il giro degli ambasciatori e poi via con le domande. Grazie Carlo. Vado io quindi e dopo giù. Vai tranquillo. Okay. Sì. Ok, ciao a tutti, se sentite un po' di accento spagnolo, perché sono più di 10 anni che sono qua, ma in realtà sono milanese. Tra l'altro ho giocato malissimo peraltro a calcio, però ho giocato nelle Acli di Milano lì per molti, orgogliosamente, anche se in maniera imbarazzante, ma con qualcuno anche di quelli collegati, ma non voglio fare nomi. E dal 2005 sono in giro per il mondo, ho fatto Inghilterra, ho fatto Germania, Spagna, ho fatto vari posti, Salamanca, Granada, Madrid, non di turismo, ci ho lavorato, ci ho vissuto e adesso da 10 anni a questa parte sono qui a Pamplona, la foto la vedete dietro di me della piazza. Cambierò delle foto così vedete come in funzione della foto che metto e dell'immagine che trasmetto, vi facciate tutti voi un'idea completamente diversa del posto e vi possa invogliare o meno a visitarlo. Questo ve lo lancio così come piccola riflessione, perché spesso quando si parla Terra del Tiepolo, si parlano di immagini, eccetera, troppo spesso, secondo me, trasmettiamo immagini
senza riflettere veramente la potenza, no? dell'immagine di cosa rimane in testa della persona che la guarda dall'altra parte, che in realtà vede la tua immagine come vede quella di tantissimi altri posti, no? Nel mondo. Quindi devi sapere esattamente per cosa vuoi essere conosciuto. Tutto questo che state vedendo è Pamplona, quindi dalla piazza al verde, a San Fermín, che quest'anno purtroppo ce l'hanno tolto, guardate che bella spiaggia, questo non è Pamplona, però è qua vicino, quindi se qualcuno vuole venire a vedere, questo San Sebastiano. Comunque, scherzi a parte, ritorniamo un attimino al nostro tema. Questo era solo per farvi riflettere l'importanza molte volte che non si dà a cosa si dice, come è l'immagine che diamo quando si va all'estero, che sia veramente pochi secondi per incominciare una relazione, un dialogo con il resto del territorio, con il resto delle persone. Io volevo fare un paio di riflessioni molto, molto, molto veloci, perché abbiamo pochissimo tempo, io, giusto perché sappiate. Io adesso, dopo essermi dedicato moltissimi anni alle energie rinnovabili, ho aperto un'azienda mia di consulenza per quanto riguarda la strategia e crescita aziendale. Tra le altre cose, sono vicepresidente della Confindustria spagnola, Confindustria Giovani, e presidente della Confindustria europea Giovani nel G20. Quindi rappresento, diciamo, ai 27 paesi dell'Unione Europea nel G20 di giovani imprenditori. Quindi ho la fortuna di avere una visione abbastanza ampia. Lo faccio come volontario, non è il mio lavoro principale, però si impara tantissimo. E, prima di tutto, mondo nuovo. Quando si parla di turismo, ragazzi, gran calma, nel senso che ci vorrà molto più del previsto, ok? Quindi fate una previsione e allungatela ancora di più, qualsiasi essa sia, per ripartire con quello che è, diciamo, una parte economica del turismo. E quindi abbiamo tantissimo tempo per riflettere su come migliorare, e quindi mi aggancio un po' a quello che ha detto Alberto prima, che ci sono tante cose che bisogna rimettersi in passo, bisogna rimettersi alla pari. Basta uscire dall'Italia e ci si rende conto come l'Europa in generale venga vista come abbastanza vecchia, abbastanza arretrata su tante cose. Se andate anche in America Latina, sotto alcuni punti di vista di tecnologia, in funzione dove andate, sono molto più avanti che non l'Italia. Quindi bisogna abbandonare un po' gli stereotipi che abbiamo fino ad ora. E per quanto riguarda il turismo, ci metterà tantissimo, perché questa è una piccola riflessione che volevo condividere con voi. Settimana scorsa ho avuto la fortuna di stare di avere un incontro con la ministra per l'industria e il turismo spagnola. E la Spagna, che di turismo ne sanno a pacchi, perché lo sanno fare in maniera veramente eccellente, e sono terrorizzati, perché il turismo non si basa tanto sul fatto che il tuo territorio sia sicuro dal coronavirus, che questo più o meno lo gestisci tu, ma che anche il territorio fuori, proprio per altri, quindi a niente ti serve, tra virgolette, aver superato il coronavirus nel tuo territorio se poi in Germania sono chiusi dentro casa, in Inghilterra non possono uscire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente sarà l'ultima parte che si riattiverà, se parliamo di turismo internazionale. E quindi, per chi vuole provare il turismo, non rimane altra cosa che cercare di lavorare sul turismo nazionale. E un'altra piccola idea, sempre riallacciandomi a questa cosa qui, bisogna smettere di uscire facendo vedere, dai, vieni a vedere i monumenti, vieni a vedere questo, vieni a vedere quell'altro. Bisogna riuscire a comunicare quella che è una storia, bisogna che incuriosire le persone, perché la gente è molto, molto più curiosa di quello che pensiamo, ed è molto più disposta a vivere esperienze e andare a fondo. La riflessione che mi sono sempre fatto io è: se i veneziani magnaschei dell'epoca, quelli veramente che avevano soldi infiniti, che hanno abbellito Venezia con dei palazzi di mozzafiato, a un certo punto hanno sentito l'esigenza di venire a Milano o comunque lungo la riviera del Brenta e costruire lì delle regge, dei palazzi, dei castelli, dell'altro, per qualcosa, cioè, cosa li ha spinti, no? Cosa li ha motivati a fare ciò?
Io inizierei a focalizzare qualsiasi tipo di comunicazione o di attività di promozione del Tiepolo, non come della terra del Tiepolo, non come un posto a metà strada tra Padova e Venezia, quindi è comodo dormire, riesci a vedere più posti contemporaneamente, ma cercherei di fare anche un discorso più autentico, più di ragazzi, cambiamo le domande, cambieranno le risposte, no? E quindi riuscirò a catturare delle persone con un certo tipo di curiosità e che siano disposte non solo a prendersi una grande nave per stare 5 ore a Venezia e mangiarsi un panino e farsi un selfie davanti al campanile, ma anche persone che vogliono più addentrarsi nel territorio, perché il territorio ha tantissimo da offrire, non voglio dilungarmi qua in tutti i vari aspetti. E ultima cosa, da un punto di vista economico, il mondo è cambiato, like it or not, vi piaccia o non vi piaccia, non ha nulla a che vedere con quello che aveva prima. Se prima eravate comodi, eravate felici, cercate una nuova felicità. Se prima eravate poco contenti del modello di società in cui si viveva, questo è il vostro momento, quindi iniziate a lavorare su con proposte. E in questo senso veniamo da un'epoca dove la parola magica era efficienza su tutto, sul lavoro, a casa, su addirittura famiglie che si fanno i Google Keep o diciamo le note, no? Ci si mette d'accordo con la moglie per chi, come se fosse un progetto di lavoro, chi fa quando, cosa e tutto quanto. E adesso in questo momento ci sarà un'altissima incertezza, ma altissima, durante molti anni nel panorama internazionale, e nel momento dell'incertezza l'efficienza non conta più. Conta l'efficacia, conta la creatività. Come generazione di giovani siamo affacciati sul mondo del lavoro al bordo della crisi economica. Abbiamo praticamente fatto tutti, chi più o meno, lavoretti, stage, e siamo stati spremuti a nostra volta nell'ingranaggio della cosiddetta efficienza. Tutto ciò non serve più. Io quello che direi, se fossi un amministratore del territorio, come dice Alberto, dare veramente per una volta largo ai giovani, spazio ai giovani, nel senso che sono la generazione che hanno meno da perdere, più da guadagnare, da mettersi in gioco, per far rinascere un territorio, rimetterlo al passo, e soprattutto sapendo che ad oggi e a futuro quello che ti farà competere è la tecnologia e la creatività. Non voglio dire che gli anziani non abbiano creatività, ci mancherebbe. Quello che voglio dire semplicemente è che tornare a fare una gara sull'efficienza credo che sia una battaglia persa. Tutto qua. Grazie Carlo. Chiara, volevo chiederti, perché aveva chiesto di intervenire Maria Rosa, che forse è impegnata, come credo tutti i giorni, le domeniche, per gestire l'emergenza. Non so se Maria Rosa può aspettare o vuoi fare subito l'intervento tuo? Dici? No, posso aspettare. Ok, allora Chiara, vuoi fare tu l'intervento, poi facciamo il giro appunto delle domande. Direi prima Maria Rosa e poi c'è Sara che ha scritto anche nella chat, ma eventualmente se puoi fare anche tu la domanda direttamente a voce. Poi c'è Arianna La Rosa, ho visto anche una domanda di Juan Carlos, se dico sempre bene. Quindi vai Chiara e poi partiamo con le domande. Ok. Ciao a tutti, io sono Chiara Kirchner, sono anch'io un'ambasciatrice della terra di Tiepolo e abito in Francia, quindi ho abitato da ormai 23 anni in Francia, 14 anni a Parigi e 9 anni vicino ad Annecy, che si trova a 100 km dal Monte Bianco, vicino al lago di Annecy. Ho lavorato per anni nel marketing e poi ho fatto una tesi di dottorato in geografia che ho sostenuto nel 2017 sulle forme alternative di turismo e in particolare di itineranza, e adesso ho trasformato quello che ho trovato sull'itineranza in un metodo di creatività per accompagnare qualsiasi persona che voglia innovare, che sia nella sua vita oppure in una ditta o creare un'impresa, eccetera. Quindi vi parlo un po' dal punto di vista della mia ricerca in geografia su queste forme alternative di turismo,
ma anche perché abito in un posto che in questi ultimi anni ha visto uno sviluppo esponenziale di turismo, proprio in nome di il fatto che sia un posto un po' meno conosciuto, in cui si possono fare delle esperienze effettivamente di visite alle fattorie, queste cose qui, chiaramente camminate nella natura, eccetera. E poi vi parlo anche perché, niente, personalmente mio marito è pilota di aereo e quindi tutte queste questioni della transizione turistica sono molto presenti nella mia vita professionale e nella mia vita personale. E ascoltando un po' tutti gli interventi mi è venuto un po' voglia di porre una questione, una domanda, così per cercare di approfondire la riflessione. L'idea è questa, cioè cosa vogliamo in realtà? Si può considerare che il turismo in questi ultimi anni ha comunque causato dei danni ingenti, non solo all'ambiente, ma anche un po' alla pace di vita degli abitanti. Noi qui in estate non viviamo più, cioè siamo invasi e non possiamo più approfittare di questo meraviglioso ambiente che ci siamo scelti come ambiente di vita. E non è tanto il fatto, forse, certo, anche del numero di persone chiaramente che vengono, ma anche un po' dell'attitudine generale delle persone che di fatto quando sono in un posto turistico, anche se gli hanno detto che possono fare delle esperienze con i locali, eccetera, però chiaramente non si comportano da abitanti. Quello che gli itineranti a me mi hanno insegnato col loro modo di viaggiare è che si può anche viaggiare chiedendosi un po' ma perché vado in questo posto? Ci può essere forse anche un senso personale a farlo. Nel momento in cui si scopre questo senso personale, perché questi luoghi possono evocarmi parti della mia vita, possono aiutarmi forse a capire delle cose che ho bisogno di capire, è lì che si opera un certo cambiamento nell'attitudine della persona, che diventa molto più rispettosa anche del posto, delle terre che attraversa e degli abitanti che incontra. E quindi secondo me è un po' pericoloso voler sviluppare di nuovo un turismo del tipo un po' classico, con questa visione delle cose da vedere, delle cose da fare. Anche se la cosa da vedere non è Piazza San Marco, ma il piccolo produttore locale, bisogna stare attenti, secondo me, a non continuare a nutrire questa mentalità un po' dell'appropriazione, del turismo un po' del tipo consumo. Anche se il consumo è un po' alternativo, sempre di consumo si tratta. Io non ho risposte così definitive, anzi ho molte domande, ecco, in questo senso. In geografia ultimamente si parla di post-turismo, di fine del turismo, e quindi così volevo solo lanciare un po' un altro punto di vista, e che l'unica pista che vedo io è quella di comunicare non tanto sulle cose da fare, le cose da vedere, le esperienze da fare, ma veramente sulle storie di un territorio, in modo che le persone possano in qualche modo riallacciare la propria storia a quella del territorio che stanno per scoprire, e che quindi quando sono poi su questo territorio forse si comporteranno diversamente, con un'attitudine più rispettosa e così senza questa mentalità appunto dell'appropriazione e del consumo. Grazie Chiara. Tu lo sai, vero, che avanziamo una serata di Cultura Chromiti Zero con te, vero? Sì, infatti, io volevo proporti, lo faccio anche in modo pubblico. Adesso ho finalmente prodotto un formato di presentazione della mia tesi in modo abbastanza accessibile, che dura tre quarti d'ora e poi con domande e risposte. Quindi l'ho fatto in francese e pensavo di dedicarmi alla versione italiana, così a presentare con molto piacere. Ok, benissimo, grazie Chiara. C'era Maria Rosa, eccola qua. Eccoti, vai. Allora, innanzitutto un caro saluto a tutti gli ambasciatori, che insomma è un'occasione importante vederli tutti riuniti anche in questo momento particolare per scambiare anche riflessioni rispetto anche alle esperienze che stanno vivendo nei paesi dove hanno scelto di lavorare e vivere, ecco.
posso solo alcuni spunti, nel senso che ho sentito da Alberto, perché non sono riuscita a connettermi, ho sentito una parte dell'intervento di Alberto Mondi. Credo che tutti abbiano dato qualche spunto interessante rispetto ai percorsi che si stanno facendo all'interno dell'organismo di destinazione turistica, che è il Milanese e la Riviera, rispetto a tutte le attività da programmare e a tutto quello che c'è da fare rispetto al turismo del nostro territorio. Pare di aver visto che è collegato anche, che con me fa parte del gruppo così direttivo, il presidente della Proloco Milano, delle Proloco del Decumano, Roberto Gallorini. Noi stiamo cercando in qualche modo di, con l'aiuto di esperti, di lavorare innanzitutto su un turismo che non è il turismo, almeno non dovrebbe essere questa la caratteristica del nostro territorio, che non è semplicemente, non vorrebbe essere semplicemente un turismo di passaggio rispetto alle destinazioni di Padova, Treviso e Venezia, ma vorrebbe essere anche un turismo in qualche modo slow, sostenibile rispetto a quelle che sono poi le caratteristiche dei nostri territori, che sono quelle di zone di campagna, piste ciclabili, parlavamo di fattorie, di aziende agrituristiche, di produzioni locali, quindi lavorare su un turismo che dà delle esperienze, delle emozioni, delle sensazioni. Mi pare che abbia toccato molto bene il tema Carlo, mi pare, Bindoni, che diceva che avremo adesso molto tempo per ripensare, soprattutto le destinazioni che erano abituate ai grandi numeri, per ripensare come riorganizzare le proposte turistiche. Il nostro territorio, come obiettivo di fondo, avrebbe questa tipologia, di puntare su questo tipo di turismo, solo che dobbiamo lavorare, e su questo ci hanno in qualche modo gli esperti che ci stanno seguendo in questo percorso, ce lo stanno dicendo, sul tipo di prodotto. Cioè, spesso, e di questo ne parlavo un po', mi pare, aiutatemi, che dagli Stati Uniti, che era collegato dagli Stati Uniti, diceva che bisogna offrire anche in qualche modo dei pacchetti, delle proposte di visita. Ecco, sul nostro territorio, rispetto a quelle che sono le connessioni con Itiepolo, Gian Domenico, Gian Battista, serve lavorare un po' di più su un tipo di proposta di visita di tipo culturale che sia fruibile almeno in buona parte dei periodi dell'anno. Ecco, noi adesso ci stiamo concentrando e dobbiamo lavorare soprattutto su questo. Stiamo lavorando anche sulla comunicazione, nel fare insieme al territorio della Riviera un sito, dei siti che siano collegati, dove poter fare anche direttamente le prenotazioni. Abbiamo anche costituito un gruppo di lavoro più ampio, alcuni dei partecipanti sono qui collegati, anche per sentire poi le opinioni e le esperienze già di chi vende dei pacchetti turistici e che quindi ha già l'esperienza di gruppi organizzati e di tour. È ovvio che stiamo investendo delle risorse di tempo, ma ci sono anche molti non esperti, cioè noi amministratori abbiamo seguito un percorso di formazione sostenuti dalla Regione del Veneto. Ecco, forse non l'ho detto all'inizio, ma tutto questo percorso è sostenuto in buona parte da risorse regionali che vogliono credere nelle potenzialità di questi territori. La Riviera è un po' più avanti di noi perché vive un po' di rendita rispetto alle proposte che aveva, è stato citato anche il Burchiello, quindi il turismo fluviale. E qualcuno diceva anche che noi dobbiamo un po' riprendere su che cosa trovavano i veneziani nei nostri territori. Ecco, il legame con l'acqua va lavorato anche su come collegarsi con il tema dell'acqua dei nostri territori e con l'acqua che caratterizza Venezia. Ecco, anche su questo, oltre che sul
le visite su alcuni luoghi dove si possono trovare appunto le tracce dei Tiepolo, dobbiamo anche lavorare su questo. Quindi lavoro da fare ce n'è ancora molto, ecco, questo volevo in qualche modo dire, che non siamo stati fermi, diciamo che questo che è successo, insomma, questa emergenza probabilmente ci porterà, insomma, anche a rivedere determinate cose, perché sicuramente non sarà più il turismo dei grandi numeri, dei grandi affollamenti, dei grandi eventi, quello che potrà caratterizzare la stessa Venezia. Ecco, bisognerà ripensarsi e pensarsi in maniera diversa. Le nuove tecnologie, noi sappiamo da tempo che è stato fatto un grande lavoro dagli ambasciatori della Terra di Tiepolo e con Circolo Acli, Cultura Chilometri Zero, utilizzando appunto le connessioni. Ancora di più oggi dovremo lavorare su questo, visto che per molto tempo forse non sarà possibile viaggiare nella modalità tradizionale. Ecco, su questo andranno investite risorse di progettualità e anche risorse economiche. Credo che dovremo rifare un po' il punto della situazione all'interno dell'OGD. Su questo evento mi pare sia stata coinvolta anche l'OGD Riviera del Brenta e Milanese, spero che ci sia anche qualcuno collegato, è stato anche sostenuto all'interno appunto di tutti gli organismi direttivi e i gruppi di lavoro che ci sono. Grazie, grazie Mela Rosa. C'era Sara, giusto? Sara, meglio che la fai tu la domanda, perché se la leggo io sbaglierò sicuramente qualcosa, quindi meglio che la fai tu. Ah, ma tranquillo, tra l'altro hanno già per metà risposto i ragazzi con i loro interventi, quindi cambierò un po' il tema della domanda in corso così. Allora, intanto volevo spendere due parole sull'intervento di Giulia, che mi è piaciuto molto. Io ho partecipato a una vacanza di volontariato all'età di 16 anni, a dire la verità, però è stata una di quelle esperienze che mi hanno cambiato la vita. Io da quella vacanza ne sono uscita molto diversa rispetto a prima, molto cresciuta anche. Quindi la trovo un'iniziativa particolarmente valida, da associare magari per i giovanissimi anche a una scuola di lingua italiana, come diceva Martina, quindi si può concentrare tre aspetti insieme, quindi l'aspetto puramente turistico, l'aspetto del volontariato e anche l'aspetto della scuola di lingue, per creare un pacchetto veramente valido per giovani e giovanissimi. Quindi questa la trovo un'iniziativa fantastica. A proposito di quello che diceva Daniele sul turismo mirato appunto al creare l'esperienza, quindi quello che viene chiamato turismo esperienziale, e mi rivolgo anche agli altri ragazzi a questo punto, su quali aspetti, su quali tipi di esperienza secondo voi sarebbe meglio puntare? Cioè su un'esperienza enogastronomica, sull'enjoy like a local, su cosa esattamente potremmo puntare secondo voi per sviluppare, ampliare, migliorare il servizio offerto da una terra come appunto la Terra di Tiepolo? Posso, Alberto? Raccogliamo cosa mai un po' di domande, se ce n'è una anche poi di Paolo. Paolo, vuoi farla tu o la leggo? Vai pure, leggi Alberto. Sì, volevo al limite tenere alla fine, così intanto gli ambasciatori ci pensano. Era sostanzialmente di capire eventualmente quali suggerimenti darebbero, insomma, nel paese dove vivono in termini di visita, insomma, dove cosa proporrebbero sostanzialmente in termini di visita alle persone che vivono nei territori dove siete voi, insomma. Però dopo la leggo meglio perché mi sto perdendo. C'era poi Arianna che voleva dire qualcosa. Buon pomeriggio a tutti, ciao Alberto, buongiorno a tutti. Qualcuno già mi conosce? Mi sentite?
un po' metallica, ma ci sentiamo. Sì, meglio. Ah, ok, scusa, io sento benissimo, pensavo mi sentisse uguale anche a voi. Va bene, bene. Volevo un po' riallacciarmi, ok, agli interventi fatti da Daniele Ceccato, che non conosco personalmente, non ho neanche come contatto, mentre con Alberto ormai, anche se non lo conosco personalmente, ho imparato a conoscerlo, e anche perché lo vediamo spesso in televisione durante le puntate a tema Covid ultimamente. Io come operatore turistico, chi mi conosce sa che faccio turismo da circa 25 anni, faccio l'operatore in coming, e avevo una domanda proprio di carattere pratico. Siccome la Corea, come dire, è avanti rispetto a tutti noi e sono ripartiti anche con numeri molto bassi, mi stavo chiedendo loro come stanno gestendo i flussi turistici, che siano, come dire, di breve distanza o di lunga distanza, se ne hanno, anche perché, come detto ormai da tutti e come ormai è chiaro e lampante, non sarà brevissimo che ripartiremo con i viaggi internazionali, quindi il turismo che ci interessa è il turismo di prossimità, se non forse la mezza giornata o la giornata, forse con pernottamento, ma poi bisognerà verificare anche quali strutture potranno, come dire, accogliere e con quali modalità i turisti. Quindi volevo capire un po' in Corea come stanno gestendo, immagino che ci sia poi la tecnologia che supporta tutti i trasferimenti delle persone, e capire se comunque la popolazione ha la stessa voglia di spostarsi in questo periodo, avendo passato quello che è appena successo, quello che sta succedendo da noi, con la stessa voglia di prima, perché poi io sento un po' tutti i clienti miei all'estero quasi tutti i giorni, li sento via WhatsApp, io lavoro con clientela un po' da tutto il mondo e ogni nazione ha delle visioni diverse della ripartenza dei viaggi, quindi volevo capire da chi magari è già fuori quasi dal tunnel come la vedono, come la stanno vivendo. Poi volevo dire anche a Daniele invece in America che se vuole, conosco bene il circuito virtuoso, noi abbiamo già in piedi un tour già fatto, per esempio, di ville venete dove si vive, si respira il territorio della terra di Tiepolo e altre zone limitrofe, che casomai potrebbe essere anche, come dire, un prodotto che io gli passo e potrebbe, quando sarà il momento, usare come per fare anche un po' di promozione della destinazione. Ecco. Quindi, come dire, si possono aprire delle sinergie a vari livelli. Sicuramente, ecco, una cosa che chiederei, che ne parlavamo ultimamente, abbiamo creato delle recensioni in terra, sui vari siti o sulle varie cose interessanti da fare o da vedersi in terra di Tiepolo. Sarebbe interessante se ognuno dei nostri ambasciatori che risiede all'estero facesse magari un commento in lingua, una recensione. Allora questo aiuterebbe un po' anche, come dire, la promozione all'estero, quando uno fa una ricerca su Google, per esempio. Basta, chiudo, perché poi se no mi dilungherei troppo. Grazie, Anna. So chi di voi vuole eventualmente cominciare a abbozzare le risposte? Boh, nessuno va, vado io allora. Vai. Allora, mi sono scritto un po' di cose. Allora, per rispondere a Sara, la parte del turismo del nostro territorio. Allora, io parlo perché conosco un pochino gli americani. Quindi, agli americani piace mangiare e bere. Sicuramente la parte del enogastronomica del territorio è un punto di forza. Poi, senza generalizzare, bisogna capire con chi hai a che fare. A qualcuno mangiare e bere gli piace, però gli piace la storia. A qualcuno gli piace mangiare e bere, però gli piace l'arte. Quindi una cosa sicuramente da vedere è cosa vogliono fare. Non mettergli su un pacchetto e dire ok, questo è, andiamo su un autobus in 14 giorni, andiamo a vedere 30 città. Foto, autobus, foto, autobus. No. Onestamente io e mia moglie queste non sono le cose che noi vogliamo fare. Gruppi, noi non portiamo mai via gruppi più di 15 persone. Come diceva Chiara, appunto, uno dei motivi per cui non lo facciamo è non vogliamo quel turismo di massa. Quindi
vogliamo un turismo per l'Italia, per esempio, e quello che vorremmo anche nella terra del Tiepolo piuttosto che nel Veneto è di conoscenza. Quindi non portarli solamente a Venezia, però ma anche se vogliamo portarli a Venezia, ok, li porto a Venezia, però ci piacerebbe fargli vivere Venezia, dargli alcune chicche di Venezia. Sono in contatto con una ragazza che, per esempio, a Venezia fa il giro dei baccari e spiega i cicchetti da una parte all'altra con i vini. Quella è una cosa da veneziani, per esempio, la cosa del cicchetto, qua nessuno conosce il cicchetto. Quindi voglio dire, quello è un'altra cosa. Quindi sicuramente la parte enogastronomica, secondo me, è un punto di forza per noi, perché dire, all'estero chi non conosce il prosecco, chi non conosce la pollicella, chi non conosce il vino soave, io ne parlo da amante di vini, e quello è sicuramente una parte che potremmo implementare, oltre al fatto che ovviamente l'arte, la storia, però non farla l'arte, la storia con, parlando generalizzando, magari avendo la storia e l'arte di qualcuno, di qualche piccolo artista, per esempio, quindi dal loro punto di vista, quindi renderlo più personale. Per rispondere a Paolo, primo posto da visitare in Italia per le persone che abitano qua, per esempio in America. Come ho detto, l'americano medio vuole le grandi città, oppure vuole andare in qualche parte dove parte della famiglia proviene. Quindi da qui, sai, tanti sono, voglio andare in Sicilia, voglio andare in Campania, voglio andare... Io propongo sempre, se devo dire la verità, il Veneto. Io dico sempre, in Veneto abbiamo qualsiasi cosa. Abbiamo dal mare, alla montagna, al lago, abbiamo il cibo, abbiamo il vino, abbiamo la cultura, abbiamo l'arte, è tutto concentrato. Quindi come punto di... come punto di riferimento, sai, avere un posto tra Venezia, Padova e Treviso, se devo pensarci, quale paese potrebbe essere in mezzo alle tre? Milano, per esempio, o altre zone. Sono posti più strategici per poter andare in delle città più conosciute, appunto Padova, Treviso, piuttosto che Verona, però farli soffermare anche nel nostro territorio, appunto, del milanese. Quindi non solamente sto in albergo, prendo l'autobus e vado in là. Quindi più cose personalizzate, quello che cerchiamo di fare con mia moglie. Arianna, per piacere, mandami i materiali, mi piacerebbe condividerli con gli altri, come si dice? Con le altre persone, parte di Virtuoso e comunque del nostro network. E comunque... Poi un'altra cosa, scusatemi, Arianna forse sa di quello che parlo, però c'è una ricerca di Preferred Hotel and Resort, che praticamente è un comprensorio che prende più hotel nel mondo, sono sotto la loro ombrello, e per esempio hanno fatto una... chiedevano agli americani cosa ne pensano del come vogliono viaggiare. Il 30% degli americani vuole viaggiare in Europa, il 44% in Nord America e l'11% nel Pacifico, per esempio. Adesso come adesso, la maggior parte degli americani non si sentono di prendere un aereo o di andare da un'altra parte. Quindi quello che adesso noi ci stiamo soffermando, io ne parlo da lavorando in hotel qui a Charleston, è per i prossimi mesi, forse un anno, chi lo sa, soffermarci nel turismo locale, oppure delle zone che comunque si possono, ci si può viaggiare con la macchina, senza prendere un aereo. Per carità, qui le distanze, l'idea di, vado in macchina, è un po' diverso che in Italia. Io da qui mi facevo 12 ore per andare a New York in macchina, voglio dire, per noi siamo 12 ore di macchina. Però anche quella parte del turismo adesso sarà, secondo me, con questa pandemia, finché la gente non
non si sente più sicura nel viaggiare in aereo piuttosto che in altre parti, anche appunto il turismo locale. Quello secondo me nei prossimi mesi sarà quello che tante persone vorranno fare finché non si sentono a loro agio nel viaggiare. Spero di non aver dimenticato niente. Grazie Daniele, ci sono un po' di domande che sono arrivate, mi sto perdendo un po' sulle chat. C'era comunque una domanda di Antonio interessante secondo me sul discorso dei trasporti, cioè se dal vostro punto di vista il fatto che i collegamenti del trasporto pubblico di fatto non ce ne siano molti, anzi non ce ne sono proprio qui nella terra di Tipol, se questo può essere considerato effettivamente un limite oppure in realtà dalla vostra esperienza può essere superato tranquillamente. E poi c'erano una domanda sia di Juan Carlos sia di Paolo in certo qual modo che parlano del discorso della destinazione turistica, se effettivamente la terra di Tipolo con la riviera del Brenta può rappresentare un punto sostanzialmente di partenza anche per collegarsi sostanzialmente a Venezia, Treviso, Padova dal punto di vista turistico. Poi c'è una domanda di Marco Calvini, se non sbaglio, che chiedeva per quanto riguarda questa rivolta ad Alberto Mondi sul tema della digitalizzazione, come in Corea sono riusciti appunto a aiutare le persone anziane sostanzialmente a districarsi, diciamo così, nel mondo tecnologico, e se c'è anche lui citava un'organizzazione, insomma, a livello europeo per le competenze professionali digitali, insomma, se c'era qualcosa di simile anche in Corea, cioè un'organizzazione che prendesse in mano una coalizione, qui si chiama, dove riuniscono aziende ICT, ministeri, eccetera, eccetera, per portare appunto le competenze digitali a tutti i livelli, se c'è qualcosa di simile appunto in Corea. Poi non so, ci sono altre domande, avete visto anche voi scorrere nelle chat, se eventualmente volete riprenderle. Alberto, vuoi che dica due cose sulla Corea, visto che c'è una domanda e poi anche Arianna aveva chiesto due o tre cose? Vai. Vado io. Allora, digitalizzazione ovviamente è una cosa che non si raggiunge in tempi brevi. Qui il discorso è cominciato 10 anni fa e ovviamente i collegamenti internet sono velocissimi. Qui ormai c'è il 5G praticamente ovunque e poi diciamo la scuola ha fatto come sempre la scuola è la componente più importante. Se si investe in istruzione i ragazzi sono educati a scuola, come dicevo prima, come imparano, non lo so, il cinese antico, imparano anche a programmare e quindi poi di conseguenza sanno come utilizzare le tecnologie. Il digital divide con le persone più anziane e più lontane dalla tecnologia è stato superato. Allora, innanzitutto, la Corea ha il più alto tasso di utilizzatori di smartphone nel mondo rispetto alla popolazione. Quindi praticamente chiunque ha un telefonino smartphone, e questo perché appunto il governo ha fatto varie iniziative perché anche i più anziani o magari le persone comunque con un reddito più basso potessero accedere a questo, ad avere uno smartphone. Un'iniziativa che vuole fare il governo adesso è dare wifi gratis in tutta la nazione, ovunque. Qui il wifi è già gratis praticamente negli aeroporti, nelle metropolitane, un po' ovunque, e vogliono abbattere ancora di più questa differenza tra chi verrebbe tagliato fuori dalla tecnologia, cercando di estendere il wifi gratuito a tutta la nazione. Io parlo di Corea, ma ricordiamoci che la Cina è quasi forse anche più avanti della Corea. Ovviamente non la Cina rurale, ma la Cina urbana è addirittura più avanti della Corea, quindi non sto parlando di un caso isolato. E sto parlando del paese più popolato al mondo. Quindi, ripeto, rispondendo alla domanda, sicuramente ovviamente il governo e l'istruzione sono le cose più importanti. E per quello che dicevo prima, so che dal punto di vista nazionale italiano è difficile mettersi al passo.
a causa di comunque di caratteristiche strutturali che abbiamo dal punto di vista governativo. Però potremmo cercare di metterci al passo noi come Terra del Tiepolo, investendo noi per quel che è possibile, adesso io non lo so, ma nelle nostre istituzioni scolastiche o altri enti, o creare dei comitati appunto ad hoc per questa cosa. Poi andando invece alle domande di Arianna, come sta gestendo in Corea il turismo in entrata? E adesso chiunque, durante tutta la crisi Covid comunque, qui non c'è mai stato un lockdown, siamo sempre stati liberi di muoverci, di uscire. E chiunque entri in Corea dall'estero viene portato direttamente in un hotel. Il governo ha bloccato, ha messo a disposizione alcuni grandi hotel, tra l'altro anche molto belli, in varie parti della nazione, e tutti gli stranieri che entrano vengono portati in questo hotel e vengono costretti a 14 giorni di quarantina. Poi qui in Corea c'è un'applicazione obbligatoria per tutte le persone costrette alla quarantina. Quindi chi è costretto alla quarantina deve scaricare questa applicazione, fare il login ovviamente, c'è un numero del funzionario che segue la sua pratica e con questa applicazione lo riescono a tracciare tutte le persone in quarantena, quindi nessuno può contravvenire agli obblighi da quarantena, perché ovviamente verrebbe immediatamente individuato con il GPS e insomma incorrerebbe in sanzioni penali. E finché non si risulta negativi, per chi fosse positivo al test, finché non si risulta negativi ovviamente si è sempre costretti a questa quarantena. Quindi diciamo che gli stranieri che entrano passano questi 14 giorni in hotel e se poi sono negativi a tampone possono tranquillamente uscire. E per la voglia di viaggiare, guarda, ti dico già che giovedì scorso qui era il compleanno di Buddha, quindi la più grande festa buddista. Quindi ieri hanno fatto ponte, cioè l'altro venerdì hanno fatto ponte, sabato, domenica, weekend, e martedì prossimo anche è una festa nazionale, la festa dei bambini. Quindi anche lunedì è ponte. Quindi ci sono 6 giorni di vacanza continui e qui c'è un esodo pazzesco. Tutti quanti sono andati a viaggiare, a divertire, a fare festa. Quindi c'è anche voglia di uscire da questo momento di panico. Ovviamente è tutto turismo nazionale, non è ancora turismo estero. E io per qualche... ovviamente come se ne è parlato prima, perché riprenda il turismo mondiale, ovviamente probabilmente sarà da aspettare un anno e mezzo, a seconda di quello che dicono gli esperti, perché appunto non è solo una situazione che dipende dalla situazione nazionale, ma anche la situazione esterna. Lancio un'idea da non esperto del settore, quindi non sono una persona che lavora nel turismo. E perché non utilizzare questo periodo di un anno che avremo adesso davanti a noi con pochissimo turismo, magari per muoverci sul campo, su due campi, direi. Uno sarebbe il campo della realtà virtuale. So che in Italia non tanti la usano, però in Cina, in Corea, in Giappone, quindi paesi, vi parlo con milioni e milioni di abitanti, la realtà virtuale è utilizzatissima. Ci sono delle sale di videogame per la realtà virtuale, moltissima gente ha impianti per realtà virtuale a casa e tantissimi musei, se non diciamo opere turistiche, chiese, monasteri, eccetera, eccetera, mettono a disposizione delle pagine per realtà virtuale. Quindi praticamente chi utilizza la realtà virtuale si mette gli occhiali e si fa una visita al gioco dell'Oca, se non in Piazza Milano, se non nelle ville del Tiepolo, se non nelle ville del Brenta, eccetera, eccetera. Ovviamente è un investimento, non si sa se porterà frutti o no, però potrebbe essere un modo intanto per portare tante persone nella nostra terra, stando seduti a casa loro. A noi magari sembra una cosa un po' strana, la realtà virtuale, ma sono sicuro che tra i nostri compaesani qualche giovane ne sa e magari sarebbe anche in grado di fare delle piattaforme per realtà virtuale. L'altra idea che mi piacerebbe magari lanciare invece è, adesso non lo so, ma magari investire un po' di più su YouTube, quindi sponsorizzare la nostra terra, la Terra del Tiepolo, con un canale YouTube. E so che ci sono dei costi di produzione, montaggio e realizzazione, però anche qui si potrebbe magari coinvolgere dei giovani,
creare dei bandi, delle aste e affidare appunto a dei giovani, con un supporto dei comuni, adesso non lo so, un canale di promozione YouTube, che può essere ovviamente, può essere anche in dialetto, può essere italiano, e basta poi sottotitolarlo, insomma dare spazio alla creatività. Magari affidando ai giovani non si creerebbe il solito video con le solite immagini di turno, ma si potrebbe creare una cosa più divertente, tagliata in maniera molto veloce, quindi che possa attirare l'attenzione. Perché penso che sia la stessa cosa in Italia, però ormai qui i media si stanno spostando sempre più dalla televisione a YouTube, quindi è un canale per le terre del Tiepolo per arrivare un po' in tutto il mondo. E dico l'ultima cosa, poi smetto, non vorrei parlare troppo. E si è parlato di turismo esperienziale, no? Io vorrei dire una cosa, dovremmo, cioè, io sento spesso dal gente che coreani che magari tornano dall'Italia, e rimane più impresso al turista, magari, l'aver aspettato mezz'ora fuori dall'aeroporto di Venezia un autobus, o l'aver subito un borseggiamento, o l'aver subito dei comportamenti razzisti, xenofobi. Rimangono più in mente queste esperienze piuttosto che una meravigliosa villa del Brenta. E quindi io ovviamente dico, certo abbiamo un patrimonio eccezionale, però dovremmo anche metterci un po' di più nei panni del turismo, del turista. Magari un turista proprio cinese o coreano che non sa nulla dell'Italia. Cioè, io ogni volta che vado a Venezia penso, se torno in Italia, il primo lavoro che farò è andare a prendere i turisti cinesi e coreani all'aeroporto. Mi compro 3-4 camioncini, furgoncini, li porto in giro io. Magari qualcosa di lusso, perché vedo, cioè, ancora turisti che aspettano per un autobus o queste cose qui. C'era una domanda che prima diceva, non siamo organizzati dal punto di vista dei trasporti. Questa è una bellissima idea per un'impresa, per un'azienda. Si prendono delle macchine e si va a soddisfare la mancanza che c'è nei trasporti. Quindi si va a prendere la gente all'aeroporto, le si porta in giro. Poi un turista che viene dalla Cina o dalla Corea non sa neanche dove li fai dormire. Se poi tu li porti a vedere dei bei posti, va bene qualsiasi cosa. Basta essere comodi, non essere discriminati razzialmente, quindi sentirsi accettati, essere comodi in tutto e per tutto. E poi, come è uscito prima, serve una base culturale, perché se in America conoscono il prosecco, qui non lo conosce nessuno. E se tu gli dici a un coreano che il prosecco è meglio di uno champagne francese, la maggior parte non ti crede, perché dice, beh, lo champagne costa 200 euro perché il prosecco ne costa 10. E qui c'è tutto un discorso di marketing, di immagine, che adesso non abbiamo il tempo di fare, però insomma. Quindi sì, serve mettersi più nei panni dello straniero e dare meno per scontato quello che noi pensiamo sia bello, perché magari per tanta gente non è niente di speciale se non viene spiegato. Grazie Alberto, faccio una mozione d'ordine, perché Martina deve andare a letto, sono le 11:30 passate, quindi siccome c'è Giulia che ha chiesto un intervento e anche Chiara di dare una veloce risposta, se riuscite a essere telegrafiche, perché poi andrei a chiudere, perché appunto non vorrei fare troppo tardi, anzi ringrazio tutti per la pazienza e per la disponibilità. Quindi se riuscite a essere telegrafiche. Sì, ho fatto dei punti così cerco di essere uno dietro l'altro. Allora, faccio un miscellanea di tutte le domande, perché non mi ricordo i nomi di tutti, quindi vado in blocco. Allora, per quanto riguarda la realtà belga, è un paese estremamente piccolo ed estremamente simile alle nostre campagne, nel senso che a parte i blocchi cittadini centrali, poi per il resto è tutta campagna, e quindi la realtà è molto simile, anche la realtà turistica è molto simile a quella nostra. E la cosa strana che è capitata qui nel momento in cui è nata la crisi, che molti hotel ovviamente hanno dovuto chiudere perché ovviamente non c'erano più possibilità di entrare come turisti, ma molti hanno anche messo a disposizione la propria struttura ai comuni, alle associazioni, per ospitare persone senza fissa dimora o per ospitare donne vittime di violenza, una cosa che anche ha fatto il Parlamento Europeo.
E quindi questo dà un po', secondo me, il via anche a un discorso nuovo che dovremmo fare in questo senso. Abbiamo la fortuna di avere, l'ho già detto anche prima, organizzazioni e associazioni che lavorano con persone che non hanno la possibilità e le condizioni per avere a che fare con la realtà turistica, per avere accesso a qualsiasi cosa disponibile. Vedo solo associazioni che appunto si occupano di introdurre, di inglobare persone con magari difficoltà fisiche o di altro tipo ad integrarsi nel tessuto sociale. Quindi sono associazioni che sanno bene, sono consapevoli di quali sono i blocchi e i limiti, anche semplicemente l'idea di far passare una carrozzina in un posto X. Quindi il fatto di mettere le forze assieme, mettere questo modo di pensare insieme, permette, secondo me, a avere questa nuova visione di limite che fino ad ora probabilmente non ci siamo resi conto veramente di quanto fosse possibile arrivare a un certo punto e dire ok, basta, non si può più fare niente. Quindi il fatto di mettere i cervelli in unione porta probabilmente nuove prospettive, la possibilità di creare nuove dimensioni di turismo che forse prima non potevamo forse arrivare ancora a ragionare. E questo forse ci aiuta anche nella dimensione digitale. Adesso io ho sentito parlare molto di digitale, sono super d'accordo che dovremo arrivare tutti ad avere un fantastico livello di digitalizzazione, però sono anche consapevole per il lavoro che faccio che moltissime persone, molti giovani ancora, non hanno a disposizione questa realtà digitale, sono estremamente lasciati indietro e non hanno il contatto che magari tante altre persone potrebbero avere. Quindi prima di andare a dire ok, arriviamo a livelli fantastici e utili di tecnologia, forse dovremmo anche ragionare su come far arrivare questa tecnologia ai più, e probabilmente poi questo faciliterebbe poi tutti gli altri step a cui possiamo sognare, a cui possiamo sicuramente arrivare, però prima di tutto tornare sempre anche un po' coi piedi per terra e renderci conto che insomma tante sono le cose che possiamo fare, però il contatto con l'altro ci permetterà forse di arrivare quanto più lontano possiamo. Vai Chiara. Ok, sì, innanzitutto volevo solo dire che trovo l'idea di queste vacanze di volontariato e anche quello di fare i corsi di italiano, secondo me un'ottima idea per sviluppare diversamente il turismo nella nostra zona. Riguardo ai trasporti, non capisco perché pensiate che siamo messi male in trasporti, cioè mi sembra che dall'aeroporto di Venezia anche a Milano con un autobus ci si arriva abbastanza facilmente anche ad oggi. Forse non vi rendete conto di altre realtà. Ecco, per esempio noi siamo persi fra l'aeroporto di Ginevra, che comunque è in Svizzera, in questo momento quindi inaccessibile, che è a 40 minuti, e quello di Lione a un'ora e mezza, e ci sono pochissimi trasporti pubblici rispetto alla zona nostra, insomma. E comunque, se pensate che non ce ne sono abbastanza, cosa succede? Poi chiaramente ci si inventano servizi di navette private, queste cose qui, e cosa succede? Succede quello che sta succedendo qui. Cioè esplosione di macchine, di navette, di privati, di inquinamento, di traffico, che quindi ci rendono anche a noi poi abitanti la vita molto difficile, oltre che inquinare l'ambiente. Quindi questa cosa dei trasporti secondo me va pensata in un modo un po' più sistemico rispetto anche a altre variabili che possono essere ancora una volta l'inquinamento e la qualità della vita degli abitanti. Poi c'era qualcuno che aveva fatto la domanda sul turismo itinerante. Secondo me quello che può portare il turismo itinerante è proprio questa possibilità di indurre una dimensione narrativa nell'esperienza turistica, e che quindi può anche cominciare a dare un po' un senso che va al di là del semplice consumo turistico, ma che appunto può legare insieme varie realtà del territorio, quindi un turismo che non sarebbe più tematico, ma che leghi tra vari temi in modo che ognuno si possa creare la propria storia, e ancora una volta è quello che dicevo prima, che poi non appena c'è un senso personale che arriva, forse anche una forma di rispetto. Questa cosa l'ho sviluppata in uno studio di marketing turistico che ho fatto in questa zona transfrontaliera che c'è fra Annecy e Ginevra,
e quindi per quelli che sono interessati sono a disposizione per approfondire. Sto parlando da solo, bene. No, dicevo, ringrazio tutti per la partecipazione, in particolare agli ambasciatori che sono collegati da tante parti del mondo. Io direi che l'obiettivo era un po' quello di stimolare un po' la riflessione e credo che insomma l'obiettivo sia stato raggiunto. Mi piacerebbe che la cosa non cadesse qui e avere altre occasioni. Giustamente Carlo, diciamo un po', ho dato una mazzata, però è giusto così, e l'idea era proprio questa, cioè abbiamo del tempo per pensare ed è forse arrivato il momento per pensarci sul serio, insomma, no? Per cui direi bene, grazie a tutti e teniamoci in contatto, perché vedo che da queste collaborazioni, insomma, dal fatto che pensiamo insieme a delle soluzioni, si possano veramente tirar fuori un impegno di tutti, insomma, anche delle soluzioni, insomma, e poter lanciare questo territorio in modo positivo. Di nuovo io vi ringrazio, vi saluto e spero che ci saranno altre occasioni. Adesso vediamo un po' la disponibilità degli ambasciatori, insomma, a mettersi ancora in gioco. Di nuovo grazie a tutti. Potete togliere anche l'audio, così potete anche fare un po' di casino all'italiana. Grazie a te, Alberto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Grazie agli ambasciatori. Grazie a voi. Maria Rosa, Daniele, mio figlio. Ma l'ho riconosciuto, ma ho avuto un lapsus sul nome, chiedo scusa. Ma sapevo che è tuo figlio, sapevo. Sì, potevi anche dire il figlio della Silvia, tanto.